possiamo dare del tu. Piacere, io sono Mary Jane. Mi conosci già? Mi conosci già? Sì, stavo scrivendo, no, degli appunti, stavo annotando un po' di cose belle perché, sai, questa è la clinica del sonno e io ti do il benvenuto innanzitutto. Ho ricevuto dei feedback molto, molto positivi da tutta la gente che finora è passata da qua. E l'ultima persona che ha usufruito del trattamento relax per riuscire a dormire è rimasta soddisfatta e quindi io me lo stavo annotando che un'altra missione è stata compiuta. Ma tu dimmi, perché sei qua? Ovvio, sì, giusto. Non riesci a dormire? Da quanto tempo non riesci a dormire bene? Mi dispiace. No, sì, conosco questo genere di problema. Magari tutto il giorno si cerca di non pensare. Poi arriva la sera e anche se si è stanchi, non si può che non si può far finta che i problemi non ci siano, vero? E allora ti metti lì a rimuginare sopra e allora pensi: questo non va bene, quest'altro non va bene, devo aggiustare questo, devo rimediare questo, in famiglia questo, al lavoro questo, a scuola questo. E non si dorme. E se si riesce a dormire ormai è già l'alba. Va bene, allora ti ho dato già il benvenuto qui, che è la clinica del sonno. Come vedi, io aiuto la gente a dormire. Sì, esattamente. E soprattutto a rilassarsi perché il rilassamento è la fase praticamente iniziale, no? Che porta ad abbandonarsi completamente poi tra le braccia di Morfeo. Come ti ho già detto, molti che sono passati da qua prima di te sono rimasti contenti perché hanno trovato sollievo, hanno trovato pace. La tecnica che utilizzo quella del tono di voce pacato, sussurrato, oppure come ti ho parlato finora a bassa voce, ossia soft spoken. Sono due toni di parlare, come stai notando, diversi, ma entrambi pacati e inducono la nostra mente a liberarsi, diciamo, quanto possibile dallo stress e di conseguenza rilassarsi. Visto che tu sei qua, ti dico già che non c'è bisogno di grandi cose per riuscire a rilassarsi, perché veramente basta poco questo mio tono di voce o qualche suono emesso dagli oggetti. Tu hai mai visto i video ASMR? I video che si trovano su YouTube anche, li hai mai visti? Ecco, qui dal vivo tu sperimenterai questo. Ci tengo anche a dirti tu qua potrai tornare tutte le volte che vuoi. Non c'è un limite.
non c'è una un tempo massimo. Tu puoi venire qua in questa clinica tutte le volte che lo vorrai, quando sentirai bisogno di ascoltare determinati suoni o semplicemente il sussurro. Starai, spero, mi auguro, subito meglio. Senti questo adesso. Sì, questa è l'agenda che avevo in mano, dove segno le mie cose e prendo anche appunti. Praticamente ogni oggetto attorno a noi può diventare, può innescare in noi un trigger, una risposta. Esempio, questa banalissima agendina. Puoi mettere suoni diversi, vedi? Che qui ci sono questi disegni. Tu senti un tipo di suono. Poi c'è quest'altro tipo di scratching un po' più liscio. Queste sono le cose che fanno rilassare. Semplicemente. Un ASMR sonoro che può diventare anche visivo se ho l'attenzione dei tuoi occhi. In questa maniera può diventare anche un ASMR visivo, perché tu guardi l'oggetto in questione è molto 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 semplice utilizzare degli oggetti che possono sembrare normalissimi oggetti, ma che in realtà nascondono dei suoni molto rilassanti. Io vedo già la palpebra che inizia a calare. Rilassare in questa mia clinica, in questo mio mondo, potrei utilizzare vari un'infinità di oggetti per innescare in te il trigger del rilassamento, ma io, visto che è la prima volta che vieni qua, ti sto già facendo rilassare. Bene, ottimo. Volevo provare qualcosa direttamente su di te anche. Ho fatto sentire un po' di tapping, che è appunto il battere delle unghie su un oggetto. Lo scratching, questo graffio che delicatamente, dolcemente ti accompagna in un
in un ascolto costante di che accompagna piano piano il sonno. Però, se mi permetti, visto che fa anche tanto caldo, se mi permetti, io vorrei passarti questo tonico. Da farti provare anche questo tipo di esperienza che in tanti hanno provato e si sono trovati bene. Sì, questo è il water sound, ma il suono del suoni di questo genere inconsapevolmente quando abbiamo un oggetto tra le mani. Non ci abbiamo mai fatto caso quanto possa essere d'aiuto nel riposare bene, nel dormire, nel rilassarsi, perché ti concentri solo su io lo andrò a passare sul tuo viso. Questa clinica serve a questo, per riposare meglio, come avrai capito. Ma dimmi, come ti sei trovato qua? Cioè, sì, so che perché non riesci a dormire, ma chi ti ha consigliato? Delle ottime recensioni. Chi passa da qui è soddisfatto. Ok, mi fa piacere sentire questo. Direi che è arrivato il momento di rinfrescarti il viso, così che tu goda pieno di questa esperienza qui in questa clinica. Poi potrai tornare di nuovo, ripeto, per provare nuovi suoni. Ok? Questi sono i mouth sound, i suoni bagnati, suoni della saliva, che mette la saliva mentre parliamo o fatti di proposito come li ho fatti adesso. St-
attendono tantissime persone. Oh sì, te lo assicuro. Devi ascoltarli un po' più a lungo, probabilmente, per poter renderti conto se fanno per te oppure no. Ok, avvicinati. Come va? Accidenti, è proprio vero che questa clinica del sonno funziona. Anche su di me funziona. Certo che sì. Se non ci credessi io in questo che faccio, come potrei mai? Se non ci credessi io in ciò che faccio, come potrei mai riuscire a rilassare? Certo che sì, quindi fa effetto anche su di me, non immediatamente, ma a lungo andare, nel corso di un video o nel corso delle sedute che faccio con i miei pazienti, è inevitabile provare il sonno, altrimenti che ASMR sarà. Fa tanto caldo, fa tanto, tanto, tanto caldo, però noi ci rilassiamo e ci rinfreschiamo lo stesso. Avevi un volto diverso quando sei entrato? Eri teso, così, adesso sei più sereno, perché ti ho messo a tuo agio, ti ho messo a tuo agio, ti ho messo a tuo agio, ti ho fatto sentire a casa, sicuro, protetto. In un ambiente, un'atmosfera come questa che vedi alle spalle, comoda, bella da vedere,
da percepire e con tutti i suoni di contorno che ci sono adorabili da ascoltare. Io spero che tu ti sia trovato bene qua, come tanti altri che passano da questa clinica. La mia clinica del sonno è aperta sempre, non chiude mai. Spero di fare questo per molti, molti altri anni ancora, di riuscire ad essere sempre in grado di aiutarvi ogni volta che lo vorrete. Spero di averti aiutato in qualche modo. Torna se sei stato bene qui oggi.